Eccoci con un nuovo video, io sono Omag. Come vedete oggi non sono più nel campetto ma sono sull'asfalto. Questo perché? Perché partiamo con il primo tutorial di Street Soccer, in cui vi spiegherò due trick molto semplici per poter umiliare l'avversario. Quindi partiamo subito con il tutorial, let's go! Bene ragazzi, il primo trick si chiama la V. Perché la V? Perché andremo a disegnare sul pavimento una V con un solo piede, in questo modo. Ok, come al solito divideremo il trick in tre step. Primo step, dobbiamo innanzitutto partire dalla posizione di base, che è questa. Piede forte sulla palla, piede debole ben saldo a terra, la punta che guarda sempre verso l'esterno. Da qui cosa dobbiamo fare? Per il primo step dobbiamo spostare il pallone indietro mentre con la gamba di appoggio facciamo un salto in avanti contemporaneamente, in questo modo. Secondo step, da questa posizione dobbiamo far passare il pallone alla nostra sinistra o alla nostra destra a seconda del nostro piede forte, in questo modo. Lasciamo andare il pallone e lo recuperiamo con la stessa gamba. Da qui, secondo step, pam! Pam, 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 pam. Terzo step, il più facile di tutti, dobbiamo semplicemente spostare il pallone alla posizione iniziale, in questo modo. Passiamo al secondo trick, si chiama ICH ed è questo. Diamo anche in questo caso il trick in tre step. Nel primo step dobbiamo imparare ad alzare bene la palla in questo modo. Come si fa? Sempre tenendo quasi la punta della suola sopra la palla con il piede forte, dobbiamo spostare il pallone indietro e con la punta dare un colpetto di scatto sotto il pallone che si alzerà così. Secondo step, una volta che abbiamo alzato la palla dobbiamo seguire con la stessa gamba il movimento della palla senza mai lasciarla andare, quindi la gamba non si appoggerà mai a terra ma appunto seguirà il pallone. Terzo step ragazzi, infine una volta alzata la palla dobbiamo semplicemente dargli un colpo molto forte nella massima apertura della gamba, così. Ok ragazzi, una volta che abbiamo imparato entrambi i trick, quindi la V e l'ICH, possiamo metterli insieme per formare la prima combo di Street Soccer. Bene ragazzi, siamo giunti alla fine di questo primo tutorial di Street Soccer in cui abbiamo imparato due trick, quindi se siete riusciti a farli mostrateci nelle storie taggandoci Fast Food Crew e Omag Fast Food. Noi ci vediamo al prossimo video, un saluto da Omag Fast Food Crew! Ah.